Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi Ash continua il suo viaggio attraverso la regione di Sinnoh. Siamo a Giardin Fiorito e molto probabilmente arriveremo fino ad Evopoli, attraversando il bosco Evopoli, e andremo a sfidare Gardenia, la capopalestra di Evopoli. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, di iscrivervi al canale facendomi sapere anche cosa ne pensate appunto di Gardenia come capopalestra, se vi piace, se non vi piace, se era difficile o facile, quello che volete, e condividete questo video con i vostri amici che potrebbero essere interessati ad un videogioco di questo tipo. Detto ciò, dobbiamo esplorare il Giardin Fiorito, eravamo appena arrivati qui in realtà. Che ci ha detto che questo posto è il posto migliore per avere dei contest, delle gare. E infatti direi di andare immediatamente qui dentro. Allora, abbiamo davanti Staravia, direi che va benissimo. Ho insegnato volo a Staravia, quindi ho mandato in pensione Swallow. Qui c'è l'infermiera Joy che dice congratulazioni per la vittoria, ti auguro buona fortuna. Grazie mille, quindi Lucinda ha appena vinto. No, si è buggato il gioco. Lui non mi fa andare avanti. Spostati per favore NPC. Io non posso muovermi in questo momento perché il personaggio doveva andare avanti, solo che si era messo davanti quel tipo lì e non potevo andare avanti. Oh, ciao Glacial, ho appena vinto il mio primo fiocco, puoi crederci? Ah, tu hai preso anche la tua prima medaglia. Guess you won't let me stay ahead, penso che non mi lascerai mai stare avanti, essere in vantaggio, diciamo. After all, I barely won, comunque ho vinto per un soffio. Ho bisogno di qualche esperienza di lotta, se voglio continuare a vincere. Puoi aiutarmi? Ma certamente sì, cara Lucinda, certamente sì. Andiamo a sfidare la coordinatrice Lucinda, che manda in campo Piplup. Avremmo potuto mandare tranquillamente Grotol, ma andiamo tranquillamente invece con Staravia, che userà volo. Ok, lui usa pazienza, questa cosa non va molto bene, speriamo di shottarlo. No, ok, speriamo di essere più veloci allora. No, ha rilasciato pazienza e ci ha disintegrati, giustamente. Mannaggia te, Staravia, mannaggia te che non l'hai shottato con volo. Vabbè, prenderei appunto esperienza Grotol. Ok, lui usa di nuovo pazienza, però questa volta viene shottato. Ok, poi Buneri, lasciamo Grotol. Buneri non l'abbiamo ancora incontrata in questo gioco. Razor Leaf però fallisce, questo non va bene. Dizzy Punch, per favore non confondermi, mi ha confuso. Ok, Grotol per fortuna non si confonde e colpisce direttamente la povera Buneri. Pachirisu, lasciamo Grotol. Pachirisu invece l'abbiamo già incontrato e catturato. Ah, e siamo già usciti dalla confusione, ottimo. Usiamo poi assorbimento. Ecco fatto. Ah, non muore? Alla faccia, oh, Grotol come attacco speciale non ha nulla. Non ha proprio nulla come attacco speciale. Ok, abbiamo battuto la coordinatrice Lucinda. È stato fantastico, grazie mille, grazie a te. È stato davvero un grande aiuto, grazie per la battaglia. Andrò alla prossima gara. Sono sicura, anzi, che ti vedrò lì. A questo punto, noi volendo, potremmo sfidare anche un altro allenatore qui dentro, però prima andiamo a curarci i Pokémon. Dato che vorrei allenare Staravia. Grotol si è già preso un sacco di punti esperienza. Allora, andiamo a vedere se c'è un altro tizio da sfidare qui dentro. Dovrebbe esserci, una volta che battete Lucinda potete poi sfidare qualcun altro. Ho perso contro Dawn, contro Lucinda, ma è ok. Mi serve solamente più pratica, e infatti la fa con noi. Questo Kenny, che manda in campo Primplup. Attenzione! Come ha fatto a perdere contro Lucinda con un Primplup? Allora, andiamo di aerossalto questa volta, non voglio che venga fregato ancora da pazienza. Vai, aerossalto di nuovo, 3 aerossalti dovrebbero bastare. Perfetto. Così sale anche di livello il nostro Staravia. E anche di un bel po'. Alakazam, lasciamo Staravia. E penso che sapete che con un volo potremmo buttarlo giù? Se non fallisce. Vediamo. No, di pochissimo. Aspetta, quick attack. Vediamo se basta. Oh, ottimo, ottimo. Bravo Staravia, ti prendi i punti meritati, arrivi al 18. Endeavour, ancora con questo Endeavour. No, non è così forte alla fine, lasciamolo giù. Non è molto utile. Questo mi ha aiutato molto, grazie. I can't believe I let Dawn win.
No next time, ok, questo invece ho lasciato vincere Dawn, Lucinda. Tu invece cosa insegni? Recycle. Non ci interessa, grazie. Perfetto, a questo punto possiamo andare ad esplorare altre zone di questa città, magari dandoci una curata ai Pokémon molto velocemente. Ecco qua. C'è ancora qualche cosa da fare in questa città, eh? Non abbiamo ancora finito qui. Allora, salve. If you think this is a lot of flowers, you should go to the meadow. Dovresti andare appunto al meadow e noi ci andiamo. Se pensi che questi siano tanti fiori, infatti qui ci sono un botto di fiori, ragazzi. E anche tanti strumenti da prendere. Quindi prendeteli. Una Ultra Ball, la Toxic Plate, e siamo a 3 se non sbaglio. Miracle Seed, 3 lastre intendo. E Leaf Stone. Ecco fatto. Dovrebbe essere tutto, infatti. E a questo punto andiamo da questa parte. Entriamo in questa casetta. Salve. Questa città è così pacifica. Spero che rimanga sempre così. Nonna dice che è sempre pacifico qui intorno, sempre tranquillo. Ma si dimentica degli attacchi che subiamo da parte dei Pokémon. Sciamano qui a causa del polline. Attenzione, beh, effettivamente possono esserci Combi, Burmy, tutti i Pokémon coleottero che ovviamente vengono attratti dal polline. Questa città una volta era desolata, praticamente, una collina desolata. Quando le persone hanno iniziato a piantare dei fiori qui, Cheer it up, someone expressed thanks for a blessing of nature. The town has been beautiful since then. Ok, hanno iniziato a piantare fiori, la città è stata bella fin da quel momento, perché la natura, a quanto pare, è rimasta. Si era allegrata da tutti questi fiori. Questo qua invece odia i fiori, no? Aiutami a farli fuori. E ci dà Poison Jab, TM84. E niente, c'è anche chi fa ovviamente il bastian contrario. A questo punto, mi sa che possiamo uscire da questo posto. Questo spera di ottenere del miele più tardi, probabilmente ci avrebbe bloccato la strada. Ah, qui abbiamo 10 bacche arance, quindi prendiamole. E vai, proseguiamo. Tu non mi sfidi? Hai mai raccolto delle bacche? Controlla il suolo. Di solito ce ne sono tante lì. Sì, le rubiamo a quelli che erano piantate, non mi sembra proprio una cosa giusta da fare. Vai, sfidiamo in doppio queste ragazze. Allora, Drifloon e Drifloon. Anche loro non le avevamo ancora incontrate. Ok, bravo, diminuisci l'attacco. E andiamo di Aero Assalto su uno e Bite sull'altro. Forse avremmo dovuto fare un doppio focus sullo stesso. Anche perché questi usano ipnosi e sono davvero fastidiose. Vai, Aero Assalto e addio. A scoppio come abilità. Che ci fa male? No, ok, non ce l'ha. Ominous Wind. Ah, ci siamo già svegliati, ottimo. Dai, di quanto non è morto. Allora, usiamo attacco rapido su di lui e bite sull'altro. Ah, è vero che non ha effetto perché è spettro, sono stupido. Sono stupidissimo. Tu vieni shottato, grazie. Non so perché pensavo fosse psico, cioè, boh, pensavo fosse psico in questo momento. Però sono stato stupido. Allora, vai e bite. Ecco, fatto fuori uno. Ipnosi missa, fortunatamente. E fuori anche l'altro. Sì, abbiamo preso un roll bassissimo allora per non shottare quel tipo con morso. Bene, continuiamo. Vediamo un po' cosa c'è qui. Erba alta. Beh, volendo potremmo incontrare dei Pokémon nuovi qui, immagino. Percorso 205. Magari essendo vicino al Giardino Fiorito potremmo incontrare Combi. La butto lì. Bravo, continua a diminuire l'attacco. Andiamo di Aero Assalto, sperando che non abbia corpo infuocato che ci scotta. Ok, addio Ponyta. E abbiamo battuto anche Jacob. Ottimo. Qui non ci sono strumenti, però c'è un Pokémon selvatico che è un combi maschio, quindi non si potrà evolvere. Vediamo di catturarlo comunque per il Livindex e tu rimarrai un combi essenzialmente. Non ti evolverai mai. Speriamo di trovare anche un combi femmina per poterlo far evolvere. Questa è una cattura critica, ottimo. Anche se penso che boh, l'avremmo catturato anche, non, anche senza la cattura critica. Ecco qua, preso combi. No, grazie. E giustamente è stato aggiunto alla nostra squadra perché non abbiamo ancora tutta la squadra completa di Sinnoh.
Anzi, siamo abbastanza indietro, a dire la verità. Allora, beh, una freshwater è abbastanza, anche troppo per grotto, usiamo 2 pozioni. E affrontiamo questi due in doppio. Siamo imbattibili, nessuno ci può fermare, ci dicono questi due bulletti. Con Croconaw e Quilava, niente male. Niente male davvero. Tanto però ti diminuiamo l'attacco, prima cosa. Poi andiamo di Aerostat su Quilava e Razorleaf su entrambi. Comete, va bene. E idropompa, ok. Alla faccia. Allora andiamo invece di attacco rapido. E vabbè, morso, tanto lo finisce tranquillamente Starevia. Ok, livello 21, livello 21 per entrambi, ottimo. Uff, not bad. E certo, not bad, ovviamente. Allora, contro quell'avventuriero non penso di mandare Starevia, ma manderò Grotola. Credo che abbia Pokémon tipo roccia. È qui da ore, per favore qualcuno mi aiuti. Ma no, ma poverino. E infatti ha Pokémon di tipo roccia. Mandiamo Grotol e usiamo assorbimento per ricaricarci un po' la vita. Ecco qua. Poi Larvitar, lasciamo Grotol. Bello Larvitar. E andiamo di Razorleaf. Ed infine Nosepass. Vai, Razorleaf. Sbaglio, ci manca un Nosepass per il Livindex. Anche perché dobbiamo catturarne due per poi farne evolvere uno in Probopass. Ok, mi ha anche ricaricato un HP. Grazie, ma grazie a te per questo strumento che è, ma dai, un attacco X. Ma che fregatura, che scam. Qui sopra c'è un campeggista. E andando ancora più su, un altro avventuriero. Ok. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte, se è la parte secondaria oppure la parte giusta. La parte principale. Razorleaf di nuovo. Ah, Dragon Breath. Attenzione, quello era pure un colpo critico. Ok. Andiamo di assorbimento. Così un PS ce lo ricarichiamo comunque. Non fa mai male. Ok. Ha un'altra allenatrice, ma c'è davvero tanta roba qui. Quella mi sembra una Combat Girl, quindi manderei Starevia e gli darei anche una pozioncina. Ecco fatto. You dare, fight me, sì. Molto probabilmente una Combat Girl. Che manda in campo Riolu. Oh, bello Riolu. Bello Lucario in generale. Fighissimo quel Pokémon. Andiamo di Aerosalto, dovrebbe bastare per tirarlo giù. Perfetto. Ah, sì, chi ha proprio. Ah, strumentino ed è... Ma dai, un repellente. Ma che strumenti mi state dando, ragazzi? Allora. Ok, qua penso di essere arrivato tipo alla fine di questo percorso. Sta cercando di tagliare gli alberi. Qui si entra qualche parte, sì. Ah, Boscovopoli, siamo già al Team Rocket. Ok, allora era l'altra zona, quella secondaria. Andiamo subito a farla dopo la lotta col Team Rocket. Ascolta, è una voce quella che sento. It's speaking to me loud and clear. Mi sta parlando chiaramente. Dal vento! Attraverso le stelle! Nelle nostre orecchie! Porta caos e distrugge ad un ritmo assordante. Boh. Dashing up, putting fear in its place. Tirando via la speranza e mettendo al suo posto la paura. A rose by another name, by any other name is just as sweet. Una rosa chiamata in qualsiasi altro modo è comunque tanto profumata. Non so. Questo è il loro motto in sinno. When everything is worse, our work is complete. Quando tutto è peggiorato, il nostro lavoro è completato. Siamo Jesse e James, penso sia il loro motto di Sinnoh, ma mi spiace, non me lo ricordo. Mi ricordo quello di canto perché lo vedevo da bambino, quello di Sinnoh, no? Ok, vai, affrontiamoli. Ora però bisogna vedere che livello hanno i loro Pokémon. Ahia, si va per mi sa che è a livello alto, infatti. Ok, quindi qua state attenti ragazzi, mettete subito Pikachu davanti o qualsiasi altro Pokémon di Hoenn, così non vi prendete un botto di punti esperienza a caso che vi aumentano tantissimo i livelli dei Pokémon. A casissimo proprio. Andiamo di Pikachu e andiamo di Thunder Punch.
Infatti, guardate, sta riga che si fa. Quanti livelli? Tre livelli a caso. Dustox, lasciamo tranquillamente Pikachu. Andiamo ancora di Thunder Punch. Ecco qua. La prima volta che incontriamo Jesse James, il Team Rocket, qui a Sinnoh, eh? Carnivine, bellissimo Carnivine. Ecco, Carnivine avremmo potuto usare effettivamente Staravia. Se sono dei Pokémon di Sinnoh, possiamo usare loro. Cacnea no, Cacnea è di Hoenn, quindi penso sia il livello più alto, infatti 42. Continuiamo ad andare di Pikachu. Poi vediamo, Wobbuffet, ah, questo è addirittura di Johto, quindi è un livello, ma pure più basso degli altri, però vabbè, dettagli. Comunque del livello troppo alto. E Mime Junior invece possiamo usare tranquillamente i nostri Pokémon. Mandiamo Grotal. Cioè, anche Pikachu è un nostro Pokémon. Possiamo usare i Pokémon di Hoenn. Mettiamola così. E andiamo con Bite. Mi ha diminuito l'attacco di parecchio. E mi ha confuso. Sei maleducato, Mime Junior. Sei proprio un maleducato. Ok, 22 per Grotal. E Team Rocket esplode. Perfetto, a questo punto usciamo dal bosco e andiamo a recuperare quello che ci siamo persi qui. Allora, lasciamo tranquillamente Staravia davanti. The forest is up ahead, grazie, l'abbiamo vista. Andiamo a prendere questi allenatori che ci siamo persi. Piplup, avrei potuto mettere Grotola allora. Ok, andiamo di Aerosalto. Ottimo. Eh sì, proprio. A questo punto sì, mettendo avanti Grotal. Magari facciamogli tirare un paio di assorbimenti per ricaricarsi la vita. Salve! Sempre esausto. Ah, perfetto, ci ha curati. Qui c'è una cura. Allora, qui potrebbe esserci qualche strumento invisibile. Quindi cercate dentro questi cosi. Ma non sembra esserci, ok. Io fondo a Pokéball, perfetto. Beh, una Pokéball è una magra consolazione comunque. No, no, non sembrano esserci strumenti qui. Ok, niente, allora. Scendiamo di nuovo, andiamo a vedere cosa c'era dall'altra parte. Lì c'è uno strumento. Tu sei un campeggista che non ho ancora affrontato. Vieni qua, per favore. Vai, ti aspetto qui guardandoti. Un giorno perfetto per uno scavo a Dig. What? Ipom. Che si prende una foglie lamata in faccia. No, mi diminuisce la precisione. Ok, buono. Buonissimo. Zachary. Battuto anche lui. Possiamo scendere qui, allora. Scendere lì no, però. Andiamo a battere lei. Perché lì torneremo indietro, letteralmente. Che è un Roselia. Ok. Andremo di morso, allora. Mega Drain non ci fa letteralmente nulla. Mentre morso, minchia se gli ha fatto male. E si usa pure assorbimento, va. Tac. Perfetto. Abbiamo battuto anche la Lady Aroma, Elizabeth. Salve. Hai una bici? Sì, ho una bici. Bidoof? Eccolo qui. Ne abbiamo catturato uno di Bidoof, però dobbiamo ancora farlo evolvere in Bibarel. Foglie lamato e addio. Poi Pachirisu, lasciamo tranquillamente il nostro Grotal. E andiamo di Razor Leaf. Ah, lui inizia a usare pazienza, ok. Però penso possa essere shottato, infatti. E ecco fatto. E abbiamo battuto anche Serena. Forse qui c'era uno strumento invisibile da qualche parte. In questi cosi. Vediamo, Non sembrano esserci nada. Però qui abbiamo una Heal Ball, una Cura Ball. A questo punto torniamo indietro da qua e possiamo andare effettivamente nel bosco. Ora siamo pronti. Facciamoci dare una curata, un massaggino da questa tipa qui prima di entrare. Grazie. E andiamo nel bosco Evopoli. Eccoci qua, Eterna Forest. Iniziamo ad esplorare bene questo posto. Direi di mettere davanti Staravia. Ecco fatto. Lì c'è un pigliamosca che sta guardando il muro. Secondo me è un po' depresso. Un po' depressino quel pigliamosche. Però dovrebbe essere nel suo ambiente naturale, insomma. Non dovrebbe essere male per lui. Shh, I'm looking for a Wormadam. Ok, sta cercando un Wormadam lui. Dite che si trovano direttamente Wormadam qui. Burmy sicuramente sì, quindi lo andiamo a catturare immediatamente.
Vai, prendiamoci Burmy. Quickball. I coleotteri della quarta generazione non sono niente male. Anche se devo ammettere che preferisco i coleotteri di prima, di seconda per via di Heracross, di quinta per via di... com'è che si chiama? Leaf... La terza evoluzione di Sewaddle. Ho un vuoto di memoria, non me la ricordo. La terza evoluzione di Sewaddle è molto figa. Leaf anni forse. Ecco, quello mi piace di più di tutti i tipi coleotteri di questa generazione, a meno che magari me ne stia scordando qualcuno, eh. È possibile. Un altro combi però è maschio, peccato. Sto cercando un combi femmino, che non mi interessi. Tu invece sei un allenatore? Sì, è un allenatore, ci dice che questa volta vincerà. Va bene. Ah, uno psichico. Sì. Uno psichico. Che manda in campo Burmy a livello 3. Ma che problemi hai, scusami? Boh. Cioè, inizia pure a stallare, cioè vuole anche stallare. Ma what? Che usa protezione, va bene. Contento te. E qui troviamo la Insect Plate. Ok, siamo a 4, tecnicamente. Continuiamo ad esplorare andando prima qui a destra. Vediamo cosa c'è. Un'allenatrice. Haha, I'm so normal. Ma cosa vuol dire? Userai Pokémon di tipo normale, allora? No, usi Pachirisu, Pokémon di tipo elettro. Normalissimo. Ma andiamo subito Grotol per non star qui a romperci le balle con Pachirisu. Bide. Inizia già ad avere pazienza, stronzo. Per favore, shottalo. Aia. Aia. Niente, ci ha shottati. Lui ha la sua pazienza. Oh, ma un botto di Pokémon usano pazienza in questa generazione, o sbaglio? Tantissimi, guardali. Tutti fieri con pazienza. Ok. Abbiamo battuto anche lei. Scendiamo di qui. Troviamo qualcosa. Troviamo un'altra allenatrice. Forse stiamo andando nella parte giusta. E troviamo anche un Gloom. Sbaglio, comunque non abbiamo ancora beccato Pokémon Shiny noi in questo Let's Play. Have you seen a Honeyer around? No, non ho ancora visto del miele. E tu mandi in campo Chansey. What the fuck? Peccato che Staravia non abbia ancora delle mosse di tipo lotta. L'avremmo disintegrato lui. Anzi, lei. Attrazione. No, dai. Non attrarmi. Infatti, non attacca. Oh, bravo. Ok, 1200 punti. Poi Motim, lasciamo tranquillamente Staravia. Motim è molto carino in realtà. Motim è molto bello. Anche di Burmy ce ne serve uno maschio e uno femmina. Uno si evolve in Motim e l'altro in Warmadam. Infatti guardalo qui. Ok, altro Warmadam. Ah, ci fa vedere tutti i tipi di Warmadam diversi. Quello di prima era erba, questo è terra. E manca quello acciaio in teoria, no? Guardalo qui, infatti. Infatti non è, cioè, non è super efficace. Perché dovrebbe essere coleottero acciaio questo. Però lo tiriamo giù tranquillamente. Perfetto. E abbiamo battuto anche lei. What a strong trainer, you deserve this. Oh, power weight. Ottimo. Siamo arrivati forse alla fine del bosco allora? No. C'è ancora molto da esplorare qui. Un combi maschio, peccato. Mi serve davvero tanto un combi femmina. Continuano a uscirci solamente combi maschi. Proseguiamo. Pigliamosche. No, volevo andare dal pigliamosche, va bene. Vediamo chi c'è. Un Caterpie. Da quanto tempo? Signor Caterpie. Da quanto tempo non la vedevo? Vai, battiamo il pigliamosche. Con Vrumpol lui. Va bene. Noi mandiamo tranquillamente il nostro Staravia. E andiamo di Aerosalto. Poi Dustox. Ancora Aerosalto. Perfetto. E Cascoon. Tranquillamente Aerosalto.
Perfetto, abbiamo potuto anche Philip Gallagher, proprio lui. Allora, qui vediamo cosa c'è. C'è un altro allenatore. Behold my power. Abbastanza labirintico questo bosco, eh? Un altro psichico, va bene? Un altro psiche, forse lo chiamano in italiano. Psiche li chiamavano. Andiamo di volo. Lui usa Hydro Pulsar, va bene? Però con volo fortunatamente lo sciottiamo. Perfetto, but how? How? Allora, diamo un'occhiata a questo posto che è davvero, davvero labirintico. E sapete cosa potrei fare, dato che sto finendo anche i PP di aerosalto? Tirare una bella fune di fuga. Bag. Allora, vediamo se trovo una fune di fuga. Escape rope, eccola qua. Ah, non la posso usare qui, allora posso usare volo. Tecnicamente siamo in un bosco. Posso usare volo e tornare qui. Vediamo. Sì, posso usare volo, ok. Solamente per curarmi Pokémon, perché ho Grotol completamente di morto. Starvia che sta finendo i PP di aerosalto. E, insomma, non ci conviene portarlo in giro senza aerosalto. E già che ci sono, a questo punto lasciamo giù sia Combi, che ha un Bielmiele, 415 di posizione. Quindi vai qui. Item, prendi, sì. E lasciamo giù anche Burmy. 412. Quindi vai qui. Ok. Piano piano, come vi dicevo, il Living Dex si fa. Piano piano. Allora, un altro Burmy dobbiamo catturare comunque, perché quello lì è maschio. Dobbiamo catturare quindi un Burmy femmina e un Burmy maschio ancora. Uno lo faremo evolvere in Motim e l'altro in Wormadam. Ora siamo già tornati al bosco, come vedete non ci ho messo tanto, anzi pochissimo. Però ci abbiamo guadagnato un po'. Ora possiamo andare quassù subito e vedere cosa c'è. Lasciamo comunque davanti Starvia, però cerchiamo di usare il più possibile Grotol. Perché tanto Starvia, se andremo a battere la palestra di Gardenia, si allenerà un botto lì. Quindi cerchiamo il più possibile di usare Grotol. Tipo con l'allenatore di prima che usava Chansey, avrei potuto usare Grotol, per esempio. O se trovo i psiche, potrei usare Grotol. Aerosalto. Questo è il pigliamoschi che fa il paio con quello di prima, che aveva invece tutta la linea evolutiva di Vrumpol, però di Dustox, non di Beautifly. Ok, 100 a livello 27 per Starvia, va bene. Diamo un'occhiata qui dietro cosa c'è. Ah, lì c'è una pietra muschiosa, mi sembra si chiami. Oh, ciao Ledyba. Pietra muschiosa, quindi qui se volete far evolvere il vostro Eevee in Leafeon potete farlo. Vedete, questa qui. Qui c'è uno strumento che è una Netball. Ok, usciamo da questo posto. Da quest'area del Bosco Evopoli. Altro combi, sempre maschio. Oh, sono davvero rari quali femmine, o sbaglio? Continuiamo. Qui c'è uno strumento invisibile, un etere. Ecco qua, poi scendiamo, vediamo cosa c'è qui sotto. Non possiamo passare da lì. Allora torniamo su. Shroomish, abbastanza inutile. Non uso il repellente perché, come sapete, mi servono sia un combi femmina che altri due Burmy. Quindi se escono sono solo che contento. A te avevo già sfidato. Ok, quindi qui abbiamo effettivamente fatto tutto. Qui sopra non c'è più nulla, possiamo proseguire da questa parte. Questa era la strada vera e propria da fare per il bosco. Quindi abbiamo fatto bene a tornare indietro per prenderci quell'allenatore che ci eravamo lasciati sfuggire, la pietra muschiosa, così almeno l'abbiamo vista che è lì, e la Netball. In più quell'etere anche invisibile. Comunque per la pietra muschiosa e per Leafeon, non so se l'avete già sentito in altri video, ma usate tranquillamente una pietra foglia. Cioè se date una pietra foglia di Eevee, si evolverà in Leafeon, non è necessario aspettare di farlo salire di livello vicino ad una pietra muschiosa. Altro combi, altro maschio. Niente ragazzi. Allora, qui eravamo andati a destra, se non sbaglio, infatti andando su troviamo di nuovo lui. Mentre andando da questa parte, chi troviamo? Un combi maschio. Vi odio. Vi odio combi maschi, perché siete così tanti? Ok, tornando su di qui, vediamo chi c'è. Caterpie, guardalo lì fiero. Fuga.
Altro allenatore. Battiamolo. Well, well. What do we have here? Bene, bene. Cosa abbiamo qui? Ecco, contro di lui avrei potuto mettere davanti Grotol, effettivamente. Però, anzi, ci sta meglio Starevia. Grotol contro Metitite. Non so se sarebbe riuscito a one-shottarlo. Mentre Starevia con Aerosalto, sicuramente sì. Ok. Proseguiamo, qui non c'è nulla. Allora andiamo da questa parte. Allora, altro pignamosche. Battiamolo, però prima c'è un Pokémon selvatico. Un combi maschio. Ma allora, oh, ma sono davvero così rari i combi femmina che voi ricordiate? Bring an Eevee here sometime. Something amazing will happen if you do. Ok, questo ci dà un consiglio, di portare qui Eevee. Perché ovviamente c'è la pietra muschiosa lì. Muscosa. No, muschiosa. Muscosa. Via. Questo Gloom non ci interessa. Continuiamo da questa parte. E forse abbiamo finito il bosco. Siamo arrivati praticamente alla fine. Sì, lì c'è il pignamosca che ci dava il consiglio. Su Eevee. Qui c'è un altro Gloom. Non abbiamo incontrato più né Burmy. Né un combi femmina comunque. Vai, andiamo a battere loro due. Come at me. I'm here to overcome my weakness. Sono qui per colmare le mie debolezze. Allora. Abra e Abra, va bene. Intimidate. Va bene, ok. Allora. Andiamo di aerosalto su uno e morso sull'altro. Dovremmo one-shottarli entrambi. Esattamente. Beh, siete stati degli scarsoni, ragazzi. Almost, ma che almost? Scarsonissimi. Qui abbiamo un altro strumento invisibile, un miele. E qui un altro pignamosca. Vediamo invece da questa parte cosa c'è. C'è uno strumento. Un dubbio disco, ok. Potete far evolvere Porygon 2 in Porygon Z con quello. Lì sopra c'è Gardenia. Quindi affrontiamo l'ultimo pignamosca di Bosco Evopoli. Che manda in campo Burmy. I Burmy che vorremmo tanto aver catturato noi. Beh, meno uno ce l'abbiamo. Mancherebbero solo due. Allora, l'altro Burmy. Altro aerosalto. Ma guardalo come stalla. Perché sei così fastidioso? Muori e basta. Accetta la tua sconfitta e via. Ok, whatever. Sì, whatever. E qui infine abbiamo Gardenia. Oh, hi there. Do you have any grass types? Hai dei Pokémon di tipo erba? Un Gloom mi è appena scappato e vorrei davvero vederne uno. No, non ho Gloom. E perché allora mi sfidi? Perché sei incazzata dato che non ho Gloom. Ma scusate, ma quanto è fine il corpo di Gardenia? Cioè, la sua vita era strettissima nell'artwork, l'avete visto? Cioè, boh, larga quanto un barattolo di pennarelli, non lo so. Tartwig, lasciamo tranquillamente Starevia. Ovviamente questa non è la squadra che userà quando ci sfiderà in palestra. Sarà un po' più forte. That was a good battle. È stata una bella battaglia. Dovresti provare la palestra di Evopoli. Tra l'altro Eterna si chiama in inglese Evopoli. Sono sicuro che sarà alla tua altezza. See you soon, I hope. Spero di rivederti presto. Assolutamente sì. Eccoci qui nell'altra parte del percorso 205. A questo punto però mettiamo avanti Grotol. Ecco fatto. E andiamo a sfidare questo pescatore. Qui abbiamo un po' di pescatori con Pokémon di tipo acqua. Ottimi per allenare Grotol. Vai, Razor Leaf. Perfetto. Poi vediamo invece qui sopra prima cosa c'è. Si può trovare magari qualche strumento, qualcosa. Questa mi sa di zona secondaria. Ah, possiamo arrivare qui e prendere le MT-95 Snarl. Perfetto. Mentre qui sopra non c'è nulla. Forse qui ci sono altre bacche. Sì, Citrus Berry. Proseguiamo da questa parte. Ah, abbiamo fatto il giro, ok. Andiamo a battere comunque questi pescatori prima di proseguire. Noi non lasciamo indietro nessun allenatore, almeno di quelli che vediamo. Oddio, questo quanti Magikarp ha? 5? Ci farà perdere un po' di tempo. Assorbimento.
Almeno non sprechiamo altre foglie lama. Goldina, ok, non ha solo Magikarp, fortunatamente. Vai di Razorleaf. Purtroppo Grotol è lentissimo, quindi attaccherà sempre dopo. Potrei magari pensare di dargli un Quick Claw, effettivamente. Grotol beneficerebbe molto di un bel Quick Claw, anche se in realtà ci può tankare tranquillamente i colpi degli avversari, ha una difesa molto alta. Quindi non è così importante darglielo, anche se comunque in futuro potrei farlo, specialmente quando diventerà Torterra, poter fare attaccare per primo Torterra, e mi sa che è questo quello che ho, 6 Magikarp. Mi sa che è questo. Andiamo di assorbimento che non può fallire, così almeno non sprechiamo turni. Sì, Magikarp in continuazione. Vai, assorbimento. Ah, è pure più veloce. C'è un Magikarp di 6 livelli, anzi 7 livelli indietro. È più veloce di Grotol. Va bene. Ok, però era a livello 16, giustamente. Guarda, questo a livello 10, quello di prima a livello 8. Ah, livelli tutti sballati, sto qui. Comunque anche a livello 12 è più veloce. Lentissimo questo Pokémon. Magikarp. Tiriamoli giù con calma e metodo tutti quanti. Ecco fatto. Interesting, assolutamente sì. Andiamo a sfidare l'ultimo pescatore. No, lui l'abbiamo già sfidato, perfetto. Quindi scendiamo qui sotto che c'è uno strumento, che è una difesa speciale, X. Bene, bello da vendere. E dovremmo aver concluso il percorso? Sì, siamo arrivati a Devopoli. Eccoci qui. Facciamo una capatina al centro Pokémon, come al solito. Diamoci una curata veloce. Ecco fatto. Questa è un Execute che ci porta in giro, va bene? Che ci teletrasporta. Gardenia è ossessionata con i Pokémon di tipo erba. L'aiutano davvero molto in battaglia. O meglio, questo aiuta molto in battaglia. Ok, esploriamo un po' Evopoli. Non ho mai visto nessuno. No, non ti ho mai visto qui vicino, qui intorno prima. Benvenuto, beh, grazie. Questo è il negozio di bici e qui troviamo un PP Up. Probabilmente nel cestino di una bici l'abbiamo rubato, molto probabilmente. Qui non possiamo prendere alcuna bici. Sono proprio nella creazione di un nuovo modello, quindi non possono vendere niente. Sì, proprio. Andrei a sfidare la palestra. You must be seen there. There is no contest around. Appunto, qui non ci sono delle gare, quindi devi essere qui per forza per la palestra. Esploriamo un po' questo posto. Salve. La ragazza laggiù non è molto carina. Ah, che è questa, va bene. Sono in vacanza. Sono venuta qui da Owen per visitare questo posto. Perfetto. Sono aperti 24 ore su 24 loro qui. Vediamo un po' voi cosa dite invece. Do you like berries? Sì. E ti danno una leppa berry. Così, gratuita, perché non prenderla? Questo è il giudice onomastico, non ci interessa parlarci. I can't believe you get to stay on the top of floor. Ok, questa è contenta per essere all'ultimo piano. Lei adora i suoi animaletti, anche se sarebbero Pokémon in teoria. E lui ci offre uno scambio. Buizel, nostro, per il suo Chatod. Ovviamente no. Anche perché Buizel ancora ci manca. E in più sarà un Pokémon iconico di Ash. Quindi spero di prenderlo prima possibile. A questo punto entriamo qui nel Pokémon Market. Salve! Lasciami da solo. Ok, va bene, scusa. Le cose le venderò magari fuori dalla parte, dato che sta già durando tanto. Preferisco snellirla un po', laddove possibile. Qui abbiamo la palestra. Prima di entrarci però vediamo se c'è qualcos'altro da fare nella città. Qui abbiamo fatto il negozio di bici. Qui dobbiamo esplorare ancora. Salve. Questo posto è aperto poco fa e spero che rimanga, ok? Questo è tutto. Sono finito. Ho finito, non posso mangiare di più. Guarda quanta roba ho ordinato 2 piatti. Keep it coming, va bene? Non penso ci diano niente questi se parliamo con loro, infatti. Quindi proseguiamo, che qua ho fatto tutto. Questo cos'è, un bar? History Living, no niente, la storia vivente, Evopoli. Salve. Il negozio di erbe è qui sopra. Ah, tra l'altro se guardate nell'albero qui trovate una bacca invisibile. Nell'albero centrale che blocca l'accesso al contest, alle gare.
Oh, Whitney, vuoi un video ritorno? Questo sta aspettando il ritorno di Whitney. Salve, questa è un'antica statua che è qui da anni, sì, da secoli, mettiamola così. Parlava di alga e palchia, ma il testo è stato cancellato dalle intemperie del tempo. Intemperie del tempo. Questa è la mia bici, stai lontano. Scusa, non volevo mica rubarla. Hai un amo buono? Funziona meglio di un amo vecchio. Beh, grazie pescatore. Grazie che me l'hai detto tu. Ok, qui si va al percorso 211, quindi si esce dalla città, ma non è ancora il caso di farlo. Continuiamo ad esplorare queste evopoli. Salve. I don't even go to the regular market anymore. Ok, questo è il negozio di erbe. Quindi è molto utile se volete prenderlo. In più vendono delle Pokéball, così a caso. Va bene. Comunque le erbe sono molto buone. Il problema è che di usare le erbe, sappiatelo, è che diminuisce l'amicizia del Pokémon. Quindi usatele con parsimonia, ecco. Specialmente se è un Pokémon che magari volete far evolvere tramite amicizia. A quel punto non usatele proprio, cioè usate altri strumenti e via. Ok, abbiamo fatto quindi tutta la città e manca solo la palestra. Vi avevo detto che in questo episodio saremmo arrivati a sfidare la palestra e siamo arrivati a sfidare la palestra. Eccoci qui, salve Guido. Gardenia usa Pokémon di tipo erba, sono deboli contro coleottero, fuoco, veleno, volante e al ghiaccio. Sono forti invece contro acqua, terra e roccia, e le mosse di tipo elettro, erba, terra e acqua non gli fanno molto danno. Ok, noi avremo davanti il nostro Staravia. Ecco qua. Salve Gardenia. Well, chi avrebbe mai detto che... Chi avrebbe mai pensato che sareste arrivato a sfidarmi? Sei pronto? Spero di sì. Beh, prima devi affrontare i miei discepoli. Sono nelle altre stanze. Ok, non possiamo sfidare subito Gardenia, dobbiamo prendere questo teletrasporto e andare a sfidare loro. Vai. Tutte insieme, una dopo l'altra. Yoko, che manda in campo Nuzleaf. Beh, abbiamo Staravia, cioè non sarà molto difficile questa palestra, lo sapete, vero? Sarà una cavolata. Ma in generale come molte palestre dell'inizio delle regioni. Ok, lotta in doppio. Dall'inizio delle regioni, se ci pensate, anche le prime palestre di Johto erano molto facili, le prime palestre di Hoenn erano facilissime, e anche qui, cioè la prima palestra, quella contro Pedro a Mineropoli, facilissima. Gardenia qui, avendo Staravia, ultra facile. Andiamo poi di morso contro i Rue. Ah, speravo di farlo tentennare con morso, ma non è andata. Ok, abbiamo battuto le sue discepole. Le sue allieve, mettiamola così. Ah, non ancora, ok, c'è ancora Roselia, va bene. Addio Roselia. Perfetto. E a questo punto possiamo tornare indietro e andare a sfidare niente poco di meno che Gardenia. Ho visto che le hai battute tutte. Sapevo che ci saresti riuscito. Dopotutto, quando ti ho visto per la prima volta, I was convinced you'd find your way to me. Ero convinto che avresti trovato la via verso di me. Ma chi sei? Gesù, praticamente. You have a winning aura about you. Hai un'aura vincente. E combattiamo. Let's go. Ah, tutti e tre posso utilizzarli, va bene. Praticamente sarà un overkill. Ovviamente usiamoli tutti e tre, ma userò solo Staravia. Le manda Kerubi. Ecco, Kerubi è un Pokémon che non mi piace particolarmente. Cioè, è carina l'idea di design, ma è un Pokémon che non mi ha mai detto niente. Un Pokémon che non ho mai utilizzato. Anche perché anche la sua evoluzione a livello estetico non mi piace molto. Cherrim. Quando è in forma sbocciata è carino. Quando è in forma di bocciolo, non tanto. E infine Roserade. Eccolo qui. Andiamo di volo su Roserade. Anche se penso che pure con un aereo assalto abbiamo potuto batterlo. Però volo è per essere sicuri. Grazie per questo regalo di fine lotta, l'avvelenamento su Staravia. Però noi ci prendiamo un livello. Direi che è uno scambio più che equo. Che fantastica dimostrazione. Ok, va bene. Si è guadagnata una medaglia foresta. Grazie. E anche questa MT. Grass Knot. Ecco fatto. Il maggiore è il peso dell'opponente, più pesante è
l'avversario e più danno fa. If you ever find a rare grass type, come show me. Se magari trovi un Pokémon di tipo erba raro, c'è chiesto di andarglielo a farglielo vedere. Di andare a farglielo vedere. A questo punto però andiamo a curarci i Pokémon. Ecco fatto. Spero di trovare al più presto gli altri Pokémon iconici di Ash, perché andare solo con Grotole e Starevia inizia ad essere un po' ripetitivo. Quindi spero di trovarli al più presto, ma questo video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!